Ben ritrovati, amici tifosi della MotoGP, appassionati, amanti delle due ruote. Ragazzi, eccoci qua ritrovati per il secondo appuntamento stagionale. Il secondo resoconto, commento e analisi della seconda gara della Moto Mondiale. Dal successo all'esordio in quella di Portimão sul circuito di Algarve per quanto riguarda il Gran Premio di Portogallo per il campione del mondo, Pecco Bagnaia. Vorrei aggiungere, maglia più adatta, maglia più azzeccata non ci poteva essere per questo resoconto, per questo commento, per l'analisi del Gran Premio dell'Argentina. In quel di Termas de Rio Hondo, un weekend condizionato dalle condizioni atmosferiche davvero molto precipitose, ai limiti quasi del possibile per poter completare sia le qualifiche sia la gara sprint, ma soprattutto la gara della domenica. Un weekend condizionato dalla forte pioggia che si è abbattuta in quel di Termas de Rio Hondo e vorrei anche aggiungere da un azzurro all'altro. Questo è sicuramente il concetto su cui si focalizzerà il video, il commento, perché dal successo una settimana fa in quella di Portimão del nostro campione del mondo di Pecco Bagnaia al successo con la VR46 per Super Bez per Marco Bezzecchi in quella di Termas de Rio Hondo. Piccola statistica, la prima di tante che verranno fornite in questa analisi, perché era in Moto3 il primo successo in carriera proprio qui in quelli Termas de Rio Hondo. Invece sono passati la bellezza di 602 giorni dall'ultimo successo in Moto2 in quel della Styria per Super Bez. Dopo il secondo posto nella gara sprint, dietro solamente un incredibile, un inarrivabile Brad Binder con la KTM, il successo da quindicesimo fino al primato, fino al primo posto del sabato sera, dopo la prima qualifica, la prima pole position storica nel weekend in cui c'era l'assenza del fratello maggiore più famoso dell'otto volte campione del mondo, l'assenza di Marc Márquez dopo il botto con Oliveira in quel di Portimão. Alex Márquez conquista la pole position con la Ducati Gresini dopo l'ottima annata lo scorso anno con la sella in sella di Enea Bastianini. Parlando di Enea Bastianini, stiamo ovviamente aspettando il ritorno della pilota ufficiale Ducati quest'anno che quest'anno condividerà poi anche il box insieme a Pecco Bagnaia. Parliamo anche del campione del mondo che dopo una qualifica non semplice, dopo una gara sprint tra alti e bassi, purtroppo scivola a 6 giri dalla conclusione, riparte, ma è un weekend che si trasforma in grande beffa per Pecco Bagnaia che dopo aver comunque anche confermato la leadership della classifica dopo la prima gara del sabato, perde anche la leadership della classifica nei confronti proprio di Super Bez, Marco Bezzecchi, che si prende il successo in Argentina e si prende anche la leadership della classifica, un po' a sorpresa dopo il secondo appuntamento della Moto Mondiale. Scivola a 6 giri dalla conclusione, sciupa la bellezza di 20 punti che sembravano alla portata della pilota ufficiale della Ducati, ed è un weekend che si trasforma, come detto, in una grande beffa, in una beffa generale per Pecco Bagnaia. Una grande partenza per Marco Bezzecchi, il vuoto dietro di sé, ma è comunque anche un weekend storico e ritorno all'incipit di inizio video, maglia più azzeccata non ci poteva essere perché è un weekend storico sia per la Ducati Desmosedici, il primo
primo successo in Argentina, la seconda tripletta della storia per la Ducati dopo quella realizzata nel 2021 all'ultimo appuntamento in quella di Valencia. Dal successo di Marco Bezzecchi con la VR46 al secondo posto, ancora un gran finale per Johan Zarco, che era terminato al quarto posto nel primo appuntamento in quel di Portimão, e poi sul gradino più basso del podio c'è la presenza della Ducati Gresini con Alex Marquez, primo podio in carriera per il fratello minore di Marc. Gran weekend anche per Franco Morbidelli, il ritorno di Morbido ai grandi livelli, batte anche il compagno di squadra Fabio Quartararo, costretto ad una rimonta clamorosa dall'ultimo posto dopo un contatto nelle prime curve con Nakagami. Settimo posto per il campionissimo francese al termine di questa gara davvero molto deficitaria per El Diablo. Quinto posto invece per l'altra Pramac, per Jorge Martin, che perde però il duello di casa Pramac con Zarco. Sesto posto invece per un leone sotto la pioggia per invece per Miller, che chiude comunque un'ottima performance sotto la pioggia, la condizione che più ama l'ex pilota Ducati. Chiudono la top 10 invece Luca Marini, terzo posto in quella della gara sprint del sabato, Rins e Di Gianantonio invece un weekend amarissimo, davvero da dimenticare, da cancellare il prima possibile per l'Aprilia, sia per Aleix Espargaró, lo scorso anno vincitore sotto il sole in quel di Termas de Rio Hondo, anche per l'altro pilota, per Maverick Vignales, che aveva chiuso al secondo posto dietro solamente Pecco Bagnaia in quel di Portimão. Quindi un resoconto agrodolce che però ancora una volta incorona un pilota italiano. Dal successo all'esordio in quel di Algarve a Portimão per Pecco Bagnaia, al primo successo sulla classe regina in MotoGP per Superbets per Marco Bezzecchi. La sua attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.